Bentrovati in studio con il quotidiano appuntamento di TRC Notizie. Dunque, hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere la maggior parte degli indagati dell'operazione Lenone 2, con la quale i carabinieri di Licata hanno smantellato un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento della prostituzione. Pochi, nel corso degli interrogatori di garanzia, hanno deciso di rispondere alle domande del GIP Alberto Davico. Iniziati questa mattina gli interrogatori di garanzia nei confronti dei 14 soggetti implicati nell'operazione antiprostituta nella notte tra martedì e mercoledì scorso dai carabinieri della compagnia di Licata. Al tribunale di Agrigento sono state sentite dal GIP Alberto Davico le sei persone colpite da provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari, mentre nel carcere di Contrada Petrusa si sono svolti gli interrogatori dei sei soggetti arrestati e detenuti da mercoledì nella casa circondariale agrigentina. Diverse le strategie adottate dai 14 indagati: c'è chi, come Giuseppe Grillo, 55enne di Licata, difeso dall'avvocato Angelo Balsamo, è ritenuto uno dei leader dell'organizzazione, che va specialmente rumene, che ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, così come fatto da un altro licatese, Angelo Zirafi, di 47 anni, è sottoposto al regime dei domiciliari. Una strada, quella del silenzio, seguita dalla maggior parte dei soggetti attualmente detenuti. Chi invece ha deciso di rispondere alle domande del GIP è stato il licatese Angelo Schembri, di 47 anni, difesa anch'egli dall'avvocato Angelo Balsamo. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, Schembri ha cercato di chiarire la propria posizione in merito alle accuse contestategli. Accuse pesanti, quelle che la procura agrigentina ipotizza nei confronti dell'organizzazione, che vanno dall'associazione per delinquere finalizzata all'induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione anche minorile, alla pornografia minorile e all'illecita interruzione volontaria di gravidanza. Ieri pomeriggio i carabinieri di Licata hanno arrestato in flagrante Tiziano Massaro, 21enne commesso licatese. Il giovane, dopo una perquisizione nella propria abitazione, è stato trovato con 12 dosi di hashish e un pezzo di fumo già pronti per lo spaccio. La droga è stata sequestrata mentre Massaro è stato sottoposto agli arresti domiciliari. E torna libero il campobellese Vincenzo Nicotra, 34 anni, elettricista, finito in carcere con l'accusa di detenzione e possesso di circa 2.000 filmati pedopornografici nell'inchiesta della Polizia Postale di Palermo denominata Fabulinus. I giudici del Tribunale della Libertà di Palermo hanno accolto l'istanza degli avvocati Salvatore Manganello e Francesco Laverde, difensori dell'indagato. L'agente di Polizia Municipale Gaetano Messina, 49 anni, di Santo Stefano di Quisquina, è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Sciacca. I fatti risalivano agli anni 2006 e 2007. Secondo l'originaria accusa della Procura della Repubblica, Messina avrebbe invitato una giovane in municipio e qui l'avrebbe baciata e avrebbe tentato di palpeggiarla nonostante il diniego della donna. Al termine dell'istruttoria dibattimentale è stato lo stesso pubblico ministero a chiedere l'assoluzione dell'imputato. A Naro i carabinieri hanno denunciato per ricettazione un pregiudicato di 37 anni, nella cui casa di campagna in Contrada Diesi è stato rinvenuto un crocifisso in legno intagliato dall'altezza di 1 metro, rubato nel cimitero comunale. Sono stati trovati altri paramenti cimiteriali che i militari hanno sequestrato nel tentativo di risalire agli originari proprietari. Un ricorso al TAR contro il comune di Sciacca è stato presentato dalla Roccoforte Family, proprietaria del Verdura Golf and Spa Resort. La società pretende un risarcimento danni per il ritardo con il quale il Consiglio Comunale di Sciacca lo scorso mese di febbraio ha dato il via libera ad un piano costruttivo presentato nel 2006 per la realizzazione nell'area attigua al resort di 52 ville extralusso per un investimento di oltre 100 milioni di euro. L'istruttoria si è conclusa 6 anni dopo il suo avvio. Troppi per i legali del magnate italo-inglese che ritiene di aver subito un danno d'impresa. In più Roccoforte contesta anche l'approvazione nel corpo della delibera consiliare di 3 emendamenti che impongono alla società l'adeguamento di una strada di accesso al mare, l'individuazione di un'area per parcheggio pubblico e quella di un'ulteriore zona da adibire a verde attrezzato, interventi non dovuti secondo i legali della Roccoforte and Family.
Il GIP di Caltanissetta Francesco Lauricella, accogliendo la richiesta della Procura, ha archiviato l'indagine per concorso in associazione mafiosa a carico del generale dei carabinieri Antonio Subranni. I PM che hanno riaperto le indagini sulle stragi mafiose del 92 hanno chiesto l'archiviazione perché sono scaduti i termini massimi previsti dalla legge per le indagini preliminari. Subranni, che è stato anche comandante dei carabinieri del ROS, è stato iscritto nel registro degli indagati nella nuova inchiesta aperta dai PM di Caltanissetta sulla strage di Via D'Amelio dopo le rivelazioni di Agnese Piraino Leto, la vedova del giudice Paolo Borsellino. Indagati per intestazione fittizia di beni, due avvocati del foro di Caltanissetta che, secondo la squadra mobile, avrebbero aiutato il capo di Cosa Nostra Nissena, Giuseppe Dell'Asta, ad entrare in possesso di un appartamento nel cuore del capoluogo. I fatti incriminati risalgono al periodo compreso tra il 2004 e il 2006. Ci sono anche due avvocati del foro di Caltanissetta tra gli indagati nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla squadra mobile Nissena in riferimento ad un episodio sul quale gli investigatori hanno puntato la lente di ingrandimento e riguardante la compravendita e l'intestazione fittizia di un appartamento nelle disponibilità della reggente del clan di Cosa Nostra Nissena, Giuseppe Dall'Asta, arrestato nell'ambito dell'operazione Redderazione. Nel provvedimento del GIP del Tribunale di Caltanissetta Marcello Testaquadra, che ha portato al sequestro dell'immobile formalmente intestato ad un avvocato nisseno e sito in via Colasberna, che ha dato seguito alle indagini dello SCO della squadra mobile, vengono tirati in ballo due avvocati, Leonardo Guida e Giorgio Cannata, i quali sono stati notificati relativi avvisi di garanzia. Insieme ai due togati indagato risulta lo stesso Giuseppe Dall'Asta. Le indagini hanno avuto inizio nel novembre del 2011, quando la polizia, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata nell'abitazione di Dall'Asta, ritrovò dei documenti interessanti, tra i quali una procura a vendere dell'appartamento oggetto dell'indagine odierna in favore dell'avvocato Leonardo Guida. Tale materiale, successivamente sequestrato, induceva a ritenere che l'immobile acquistato dall'avvocato Guida fosse nella disponibilità del Dall'Asta, che si era preoccupato anche di ristrutturarlo, ricavandone due appartamenti. Le indagini successive permettevano di verificare come l'immobile in questione fosse stata acquistata in una procedura fallimentare del 2004, che veniva aggiudicata ad un avvocato di Caltanissetta che lo aveva acquistato per conto del Cannata, che non aveva potuto partecipare alla vendita all'incanto perché curatore del fallimento, e che forniva lo stesso avvocato, suo collega, anche mezzi economici per partecipare all'asta e per saldare il prezzo di aggiudicazione. Era lo stesso avvocato Cannata a condurre la vendita di uno degli appartamenti siti al terzo piano di via Colasberna, permutandolo con l'acquisto di una vettura da corsa di proprietà di un soggetto palermitano. Successivamente l'appartamento sequestrato oggi veniva fatto oggetto nel 2006 di una procura irrevocabile a vendere in favore di Leonardo Guida, anche egli avvocato, che operava come mediatore per conto di Dell'Asta. L'immobile venne acquistato ad un prezzo inferiore rispetto sia a quello di aggiudicazione all'asta fallimentare che a quello di mercato. Dalle investigazioni è emerso come l'appartamento di via Colasberna sia passato, con l'assenso dei due avvocati, nella piena ed esclusiva disponibilità di Giuseppe Dell'Asta. Infatti è proprio l'uomo, come risultato dalla dichiarazione di cessione di fabbricato reperita negli uffici della questura di Caltanissetta, che loca l'appartamento ristrutturato ad una signora nissena, che per tale locazione ha intrattenuto rapporti con lo stesso pregiudicato e con i familiari dell'uomo dopo l'arresto dell'Asta nel dicembre del 2010 nell'ambito dell'operazione Redderazione. Per i tre indagati, l'accusa è quella di intestazione fittizia di beni. A Delia i carabinieri hanno arrestato un romeno di 36 anni, Nicolae Basescu, operaio edile. Sullo straniero pendeva un ordine di arresto europeo emesso dal tribunale di Buusi per una pena di 2 anni di reclusione per vari furti perpetrati tra il 2008 e il 2009 in Romania. A partire da lunedì prossimo saranno avviati al lavoro i forestali cosiddetti 181isti e partiranno le procedure di avviamento per i lavoratori dell'antincendio. Lo rende noto l'assessore regionale all'agricoltura Elio D'Antrassi, il quale spiega che i lavoratori hanno sospeso la protesta. Secondo l'assessore restano comunque intatte tutte le criticità sulla spesa complessiva regionale, legate da una parte all'impugnativa del commissario dello Stato, che non ha permesso il ricorso al mercato del credito, dall'altra alla
congiuntura economica difficile che non è solo siciliana ma nazionale ed europea. E sempre per regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria regionale 2012-2013, l'assessore regionale alle risorse agricole e alimentari Elio D'Antrassi ha definito gli ambiti territoriali di caccia per ciascuna provincia. In linea con la proposta di piano faunistico venatorio 2011-2016 sono stati istituiti con decreto 23 ambiti. In ciascuno degli ambiti comunali non si potrà cacciare nelle aree precluse da leggi o disposizioni. Ultimo giorno di campagna elettorale, oggi nei 18 comuni siciliani chiamati al secondo turno per il voto amministrativo sono 1.120.195 gli elettori coinvolti nell'isola nel turno di ballottaggio del 20 e 21 maggio. Tra i capoluoghi di provincia coinvolti, Palermo, Trapani ed Agrigento, le urne saranno aperte domenica dalle ore 8 alle 22 e lunedì dalle ore 7 alle 15. La scheda di votazione di colore celeste per il turno di ballottaggio si sceglie solo tra i due candidati a sindaco che hanno ottenuto al primo turno il 6 e il 7 maggio scorsi il maggior numero di voti e l'elettore vota tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato presso il riscontro del numero dei votanti. No Sud in merito alle elezioni regionali che potrebbero cambiare il quadro politico siciliano già nel prossimo autunno. Sentiamo il deputato regionale Michele Cipri. Reduce dalle elezioni amministrative, c'è ancora il ballottaggio, ma protesa anche alle elezioni di autunno, possibilmente regionali. Sicuramente Grande Sud ha dimostrato di essere un partito nel territorio determinante per vincere le elezioni e abbiamo creato le condizioni per essere realmente un partito del territorio che si è alleato secondo i sentimenti della popolazione agrigentina a Sciacca per vincere con Di Paolo al primo turno, così come a Raffadali o a Bivona con Pane Pinto e con Di Benedetto. Oggi siamo impegnati anche con il test elettorale di Agrigento, dove Grande Sud ha avuto un grande risultato, circa il 12%. Siamo felici del progetto che sta dando ottimi risultati perché rappresenta la vera novità nel panorama politico della provincia di Agrigento, ma direi anche a livello nazionale. Speriamo che questo nostro progetto possa avere anche la guida del governo della regione siciliana, perché abbiamo oggi più che mai bisogno di un presidente che prima di tutto pensi ai siciliani. Dopo l'autocandidatura di Micichè, è così insanabile il rapporto col PDL? Guardi, io ritengo che il partito di Grande Sud deve cercare di lavorare per far capire l'importanza oggi di un partito del Sud, di un partito del territorio che si distingue rispetto al partito della Lega, Lega Ladrona, la Lega che ha preso i soldi da Roma, che era la cosiddetta Roma Ladrona, e determinando invece i diamanti in Sudafrica. Noi oggi siamo nelle condizioni di poter creare un partito forte del territorio e in questo senso dobbiamo sapere allearci con le regioni del territorio. A Sciacca abbiamo condiviso il progetto di Di Paola, a Raffadali e ad Bivona abbiamo condiviso il progetto con il Partito Democratico. È finito il momento delle alleanze preconfezionate, è finito il momento delle ideologie, bisogna pensare solo ed esclusivamente agli interessi del territorio e agli interessi degli agrigentini. Grande soddisfazione ha espresso il sindaco di Porto Empedocle Lillo Firetto nell'apprendere della mozione approvata al Senato relativa al grido d'allarme lanciato da tanti comuni in relazione ai rischi di sforamento del patto di stabilità per il computo delle spese di investimenti. Era stato proprio il sindaco Firetto nei giorni scorsi a lanciare la proposta di modifica al patto di stabilità in modo da escludere le somme per investimenti dei comuni dal patto. Il PDL non voterà il bilancio che sarà presentato dal presidente Dorsi all'aula della provincia regionale di Agrigento. È netto Ivan Paci, capogruppo consigliare del Popolo della Libertà, nel confermare la propria linea di opposizione nei confronti dell'amministrazione guidata da Eugenio Dorsi. Dopo diversi scontri politici in aula, adesso la rottura pare essere definitiva e irrevocabile. Lo strumento finanziario costituisce di fatto un'occasione irripetibile. Non voteremo mai un bilancio clientelare e inefficace per il nostro territorio, conclude Paci.
Concluse le operazioni di spinta dal lato Agrigento del viadotto Serra Cazzola, continuano da circa un mese le fasi di spinta sincronizzata dal lato Caltanissetta. Per l'utilizzo di un sofisticato sistema di sollevamento e spinta sincronizzata, il Serra Cazzola è divenuto un vero e proprio prototipo in tutta Europa. Si tratta della prima volta, infatti, che viene utilizzata una tecnica di questo genere con una forma da arco ribassato e una lunghezza di varo superiore a 1000 metri. Vengono spinti complessivamente due tratti da 500 metri circa fino a congiungersi al centro della campata da 120 metri. Una volta raggiunte le posizioni definitive, i tratti di viadotto vengono abbassati a quota definitiva e viene completata l'opera realizzando la soletta collaborante sopra le travi in acciaio. Attualmente sotto la guida del General Contractor Empedocle sono impegnate sul posto 5 ditte. Entro il mese di agosto sarà conclusa la fase di spinta e sarà quindi completato il viadotto, il cui progetto preliminare definitivo è firmato dall'ingegner Luigino Dezzi. La qualità architettonica delle principali opere d'arte in relazione all'ambiente, dice l'ingegner Pierfrancesco Paglini, project manager dell'Empedocle, unitamente alla scelta dei più opportuni interventi di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali, è stato un obiettivo fondamentale di tutto il progetto. I rappresentanti licatesi di 7 partiti impegneranno i propri referenti nazionali sia a livello parlamentare che governativo per rendere nullo il provvedimento ministeriale che dà il via libera ad un parco eolico offshore a 2 miglia marine dalla spiaggia di Falconara. Secondo chi avversa il progetto, bisogna evitare che l'economia dell'intero comprensorio ne abbia danni a tutto discapito dell'occupazione e della crescita. Il Comitato Difendi Licata si è reso disponibile nel coadiuvare l'azione politica richiesta con ogni documento o atto in proprio possesso. Ed è stato inaugurato questa mattina a Licata il complesso di verde attrezzato al Villaggio dei Fiori. L'area è stata consegnata ai dirigenti della Santa Sofia, che nei mesi scorsi ha ottenuto il suo affidamento con contratto valido 6 anni e rinnovabile. L'opera comprende 2 campetti, uno di tennis e l'altro polivalente, con tribune e servizi, ed è costata circa 4.200.000 euro. Commemorazione dei giudici Falcone e Borsellino ieri pomeriggio a Favara nella scuola intestata proprio alla memoria dei 2 magistrati vittime di mafia. Gli alunni provengono da un anno scolastico ricco di progetti sulla legalità apprezzati ieri da Rita Borsellino. Per l'occasione è stato inaugurato anche un bassorilievo. Preside, anche la vostra scuola ricorda il ventennale delle stragi mafiose. Sì, noi non siamo nuovi a questo tipo di ricordo, perché già per il 15° anniversario delle stragi di Capaci avevamo fatto un'altra manifestazione, non così in grande, però anche quella volta avevamo ricordato il sacrificio dei giudici Falcone e Borsellino e delle loro scorte. Cosa pensano i vostri bambini non ancora nati in quel periodo? I nostri bambini stanno conoscendo adesso questi 2 giudici, perché per loro Falcone e Borsellino fino a qualche tempo fa era soltanto il nome della loro scuola, non avevano compreso fino in fondo che cosa significassero Falcone e Borsellino per l'Italia intera e per tutto il mondo, secondo me. È un bassorilievo che praticamente rappresenta i 2 grandi magistrati della nostra Sicilia, Falcone e Borsellino, che sono morti purtroppo tragicamente combattendo per la legalità. Io sono veramente orgoglioso di aver realizzato questa opera, che spero che dia i risultati immaginati. L'ho fatta praticamente in una struttura che sembra una lavagna. Questa lavagna, appunto, sappiamo che è uno strumento importante per la scuola, e quindi penso di dare lo stesso effetto che dà la lavagna in una scuola. È importante conoscere, perché se non si conosce non si sa, e non si ha la voglia di sapere di più e di conoscere di più, allora tutto quello che è accaduto è inutile, è stato inutile. Invece, se riesce a suscitare ancora oggi, dopo 20 anni, tanta voglia di cambiamento, tanta voglia di impegno, e io lo scopro ogni giorno nelle scuole, ogni giorno, tante volte anche 2 volte al giorno, stamattina in una scuola di Piana degli Albanesi, e se questo è accaduto vuol dire che
È brutto dirlo, ma è stato comunque un fatto che ha suscitato reazione, e oggi non c'è più silenzio attorno alla mafia. Prima si faceva fatica pure a pronunciare quella parola, il silenzio è quello che fa vivere la mafia. Oggi non c'è più silenzio, oggi se ne parla e questi bambini hanno raccolto questa eredità. Mentre cresce la coscienza della società, e deve crescere perché è importante che ci sia una società viva, attenta, che chieda giustizia, la giustizia stenta ad arrivare. Si parla di depistaggi, si parla di false verità. Quando si deve mettere un aggettivo attorno alla parola verità, accanto alla parola giustizia, vuol dire che ci sono troppe cose che non vanno. Sicilia è cambiata, certamente che è cambiata, in 20 anni doveva cambiare, ma soprattutto sono cambiate via via le nuove generazioni che si sono succedute, si sono formate. Ripeto, c'è una presa di coscienza che prelude a un'assunzione di responsabilità. Poi ci sono tantissime cose che non vanno ancora, però qualcosa di buono c'è. Consiglieri dell'MPA al comune di Ravanusa, Giancarlo La Greca e Gaetano Carmine, hanno presentato una mozione sull'imposta municipale unica. I componenti dell'opposizione chiedono all'amministrazione Savarino di promuovere in consiglio comunale l'approvazione del regolamento IMU, prevedendo la riduzione al minimo delle aliquote ed elevando al massimo, nel rispetto delle previsioni di bilancio, l'importo delle detrazioni previste dalla legge. 20 multe a settimana è la media delle sanzioni elevate dalla Polizia Municipale di Castrofilippo agli automobilisti che posteggiano senza averne diritto nei parcheggi per disabili da quando è diventata esecutiva l'ordinanza della commissione straordinaria all'interno del centro commerciale. A chiedere maggiore rigore è stato il Centro Terapia e Studi di Canicattì, che adesso si rivolgerà ad altri comuni. Seguiamo delle interviste. Da oggi al centro commerciale, oltre alla filodiffusione per sensibilizzare gli automobilisti, i vostri utenti, a lasciare i parcheggi per disabili liberi, c'è anche un'ordinanza del Comune di Castrofilippo. È un'ordinanza importante che insomma, abbiamo accolto con grande piacere, perché devo dire che innanzitutto è un'ordinanza che arriva alla fine di un percorso, questo è importante dirlo per rispetto anche della nostra clientela e delle persone che insomma, ci hanno aiutato a svolgere una fase che ha preceduto questa attività un pochettino più repressiva. Abbiamo voluto svolgere un'attività importante di sensibilità morale che abbiamo lasciato nelle auto in sosta in maniera illegittima all'interno di questi parcheggi destinati ai disabili, attraverso gli annunci in filodiffusione che citava lei, e poi alla fine che abbiamo svolto con la nostra clientela, la nostra gente, abbiamo pensato comunque di assumere questo e condividere con il capitano Ganci e con il comune di Castrofilippo, con le associazioni che hanno fatto una richiesta specifica in questo senso, un'ordinanza di natura un attimino più restrittiva. A proposito di un tema così importante come quello della disabilità, insomma, volevo specificare che provvedimenti come questi e una maggiore sensibilità dimostrata da parte, in questo caso, del nostro centro commerciale rappresenta quello che per noi deve essere un obiettivo normale, nel senso che si tratta di gesti, di attenzione rispetto a persone che sono più sfortunate di noi, che dovrebbero essere e che sono convinto, nell'animo di ognuno di noi. Credo che la sfida, al di là di far rispettare delle normative importanti ma anche normali come quello del parcheggio riservato ai disabili, la sfida sia quello di manifestare e di raggiungere insieme al mondo della disabilità degli obiettivi un attimino più importanti e strategici. Noi abbiamo un po' sensibilizzato il comune di Castrofilippo nella qualità del commissario e del comandante dei vigili urbani di Castrofilippo, rispettando le norme di legge che sono in vigore, il diritto del disabile, perché molte volte questo diritto non viene osservato. Io mi riferisco alle parcheggi riservati ai diversamente abili, come al solito vengono sempre occupate da persone che non hanno nessun diritto di occupare queste porte. Io devo ringraziare il comandante dei vigili urbani di Castrofilippo, che è stato molto sensibile a accogliere la nostra richiesta nel rispetto delle norme e delle leggi. Devo dire che anche il direttore delle vigne del centro commerciale di Castrofilippo è stato molto sensibile ad accogliere questa nostra richiesta. Dopo la prima fase di
di avviso, tra virgolette, purtroppo abbiamo dovuto iniziare ad operare. Purtroppo è un malcostume che denota mancanza di rispetto verso le categorie cosiddette deboli. Il nostro è il lavoro, a volte può essere ingrato per chi viene colpito, però viene ampiamente ricompensato dalla dignità dell'opera e soprattutto dalle tante congratulazioni che abbiamo ricevuto dai cosiddetti utenti deboli e anche dalle associazioni proprio che tutelano queste categorie. Finora avete avuto dei riscontri di che tipo? Finora abbiamo avuto riscontri, anche se siamo stati leggermente presenti qui in zona, giusto per dare un senso alla segnaletica che già era stata apposta da 4 anni ma era deficiente da ordinanza sindacale. Operiamo e abbiamo iniziato a fare una media di 20 sanzioni alla settimana. Si è insediato questa mattina a Caltanissetta il nuovo comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Nucera, che si è incontrato a Palazzo del Carmine con il sindaco Michele Campisi, il quale gli ha illustrato le direttive che riguardano la sicurezza e i programmi relativi alla viabilità. Nucera, originario di Acquaviva Platani, è laureato in giurisprudenza ed è stato il comandante della Polizia Municipale di Agrigento. Cambiamo argomento. Ideata nel 2005 dal Ministero della Cultura e della Comunicazione francese, la Notte Europea dei Musei è un'originale proposta con la quale riscoprire nella suggestiva atmosfera serale le sedi museali e il loro patrimonio. Per la prima volta quest'anno l'Arcidiocesi di Agrigento partecipa all'iniziativa grazie all'Ufficio Beni Culturali della Curia e dell'Associazione Ecclesia Viva. L'apertura straordinaria degli spazi espositivi del Museo Diocesano di Via Duomo sarà effettuata domani dalle 18 alle 20 con ingresso gratuito, con la possibilità di visite guidate ogni 45 minuti con ingresso dalla Curia in Via Duomo. A fare da cornice alla serata il giardino del Palazzo Vescovile, che sarà aperto ai visitatori e ai quali saranno offerte una serie di degustazioni. Il percorso museale offrirà anche una serie di proposte di musica sacra religiosa. E i responsabili della Proloco di Canicattì oggi e domenica faranno da guida scolaresche e gruppi di turisti che giungeranno in città per visitare alcuni dei monumenti più significativi della storia canicattinese. Il progetto si inserisce nell'attività di promozione turistica che l'associazione intende promuovere anche nei prossimi mesi con altre iniziative del genere. La Proloco di Canicattì in questi giorni si adopererà a far conoscere alcune delle bellezze presenti nella nostra città, facendo da guida a diverse scolaresche che appunto visiteranno quali luoghi? Allora, noi partiremo oggi pomeriggio nell'ambito dell'informazione di promozione turistica della città, quindi la Proloco si è messa in moto ultimamente per far conoscere il territorio, quindi turisti sia noi stessi canicattinesi, quindi oggi pomeriggio facciamo una visita con delle scolaresche che li portiamo sul sito di Vita Soldano, gli spieghiamo un po' tutta l'impostazione con delle guide e così via. E poi in seguito ad un accordo diretto con la sovrintendenza, quindi noi possiamo usufruire di questo sito sia per i cittadini di Canicattì, chiunque vorrà visitarlo potrà rivolgersi a noi, o anche per i turisti, diciamo, e le persone dei paesi limitrofi. Poi continueremo domenica invece si tratta della presenza di un 150 persone che verranno a Canicattì, non scolaresche, ma si tratta di persone adulte che verranno di mattina per un convegno sulla viticoltura e così via. E nel pomeriggio noi faremo fare un giro del rude del castello, dell'abbadia, un po' del teatro sociale, quindi daremo un po' di una bella immagine di Canicattì portandole un po' in giro a far conoscere quel poco che abbiamo, però cerchiamo di valorizzarlo. Questa vostra attività di promozione turistica, che tra l'altro è insita nello stesso scopo dell'associazione, intendete valorizzarla e strutturarla anche meglio il prossimo anno, nei prossimi mesi? Sicuramente, come abbiamo detto qualche settimana fa, apriremo un info point turistico insieme alla provincia e al comune, che servirà appunto da volano per quel
quel poco, quello che abbiamo di turistico, di turismo a Canicattì, per continuare il prossimo anno, perché queste richieste che noi abbiamo fatto, la nostra disponibilità con le scolaresche locali, che l'abbiamo fatto 2 mesi fa in seguito ad un piccolo accordo con la sovrintendenza, cercheremo di portarlo avanti già dal prossimo settembre con le scolaresche locali ad organizzarci in tempo e anche dai paesi limitrofi, perché alla fine le visite fuori porta ad un giorno, perché non va a riconoscere il sito di Vito Soldano e Rude di Castelbonanno anziché andare a visitare dei posti di Trapani o altri posti della Sicilia. Successi e gratificazioni per gli alunni dell'indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo Statale Luigi Pirandello di Canicattì. Nel dettaglio, alla 7ª edizione del concorso internazionale di Apason, la scuola ha conquistato 2 primi premi e 2° e 3° posto. Alla rassegna concorso Euterpe Mediterraneo in musica di Agrigento, una menzione d'onore, mentre 5 alunni si sono distinti per la correttezza esecutiva ottenendo un punteggio non inferiore al 9.50 su 10. Adesso vediamo che tempo farà domani. Previsioni meteo per sabato 19 maggio. In provincia di Agrigento cielo poco parzialmente nuvoloso, venti moderati, mare mosso. In Sicilia le temperature minime oscilleranno tra i 6 gradi di Enna e i 15 di Trapani. Le massime invece varieranno dai 22 gradi di Catania e Trapani ai 28 gradi di Palermo. E anche per questa edizione è tutto, arrivederci.